Polizia, fuori la voce! Allora partiamo immediatamente con Villa Viatori, vi ricordo, con una T. Qua c'è il commento di Cesare, io lascerò quello che era in quell'epoca, anche per ricordare il grandissimo professor Viatori che fa gli auguri di buona Pasqua. Bene, allora cari amici, ci vediamo nel finale e mi raccomando, veramente una cosa veramente stratosferica di questa bellissima villa che oggi è proprietaria praticamente la fondazione che la fa vedere. Andiamo a sentire il grande Viatori. Senta, noi siamo venuti a trovarla, siamo venuti a vedere, ho visto che c'è tanti alunni qua, tutti a sentire le sue belle parole per tenere bene i fiori, cosa dice lei? Sono già bravi, sì. Qualche volta serve qualche piccolo incentivo. Qualche piccolo incentivo. Senta, il libro è più o il bene, sembra, il libro fa sempre bene. Poi il fiore è sempre, il fiore e la natura è una cosa veramente speciale per l'uomo, no? Diciamo, per le persone. Senta, allora, faccio un bel augurio di buona Pasqua a tutti, Pasquetta, a tutti quelli che ci vedono e ci vedono anche in tutto il mondo, signor professore, perché quest'anno siamo anche nel sito e ci vedono dappertutto. Tanti auguri di buona Pasqua e in mezzo ai fiori, però. Grazie. Grazie mille, grazie. E buon lavoro, Grazie. Senz'altro lo salutiamo, un grande personaggio che ama veramente la natura, i fiori. Questo sì che ha il pollice verde, Veramente c'è il pollice verde, anche tre pollici. Anche l'indice. Sì. Comunque adesso andiamo a vedere un attimo, andiamo a visitare questa bella villa, perché ti devo dire che si può visitarla il sabato e la domenica dalle 16 fino al tramonto. E si trova, per i non goriziani, esatto, che naturalmente non possono saperlo, proprio alle spalle del vivaio di Piuma. Quindi arrivando a Gorizia trovate l'incrocio della Madonnina, proseguite diritti per Piedimonte per circa 2,5 km, svoltando poi a destra verso Gorizia. E si trova il vivaio di Piuma e lì immediatamente a sinistra sul retro c'è la villa Viatori. Benissimo, allora cominciamo a vedere un po', a curiosare i fiori di questo momento. Io sono arrivato in un momento che devono ancora sbocciare i fiori, tipo non so, le rose, le azalee e tantissimi fiori. Comunque noi facciamo questa bella visita e poi anche per far vedere in tutto il mondo. Abbiamo visibilità appunto a questo vero e proprio gioiello che si trova a pochi passi dal centro di Gorizia. Diciamo, siamo in periferia, ma comunque è ancora città di Gorizia. Ecco. E proprio alle prime propaggini del Monte Calvario. Benissimo, comunque è una zona veramente bella ed è giusto che gli amici che vivono nel mondo, difatti questa settimana, i goriziani emigrati, esatto, e che questa settimana è entrata l'Olanda, il Giappone, salutiamo sempre, come dico sempre, l'Austria, l'Inghilterra, la Germania, la Spagna e tutti i paesi che ci guardano, Stati Uniti, Argentina, ecco, tutti i paesi che ci guardano, la Polonia, l'Ucraina. A quanti spettatori siamo arrivati, Roberto? Siamo arrivati già in questo momento 2000 e passa, ed è veramente molto bene. Allora voglio far vedere anche a loro che noi a Gorizia abbiamo una villa veramente molto bella da visitare, e uno dice, va bene, cosa faccio questo pomeriggio? Questo weekend, e può andare appunto a Villa Viatori, che è aperta, ricordiamo, il sabato e la domenica, a disposizione di tutti, una visita guidata per rinvigorire, diciamo, la propria voglia di vivere e avere l'anima in pace con se stessi. Ecco, guarda i fiori con la tatina, guarda, salutiamo i genitori, i figli. Bene, allora ti devo dire che allora per questo motivo è importante anche lasciate l'ovulo, perché nel finale c'è anche questa bella cassettina dove potete lasciare i soldi, perché questi soldi servono anche per mantenere questa bellissima villa, questi fiori, no? C'è le persone che lavorano. Io non sono un esperto di botanica, quindi purtroppo il mio commento quest'oggi non può essere particolarmente tecnico, visto che non distingo la gran parte dei fiori. Ma di conseguenza sappiamo che comunque anch'io apprezzo questa bellissima villa e tutta la sua flora. Benissimo, poi il grande professor Viatori, lui ha curato anche il Parco Poronini, che mi ricordo benissimo, l'aveva curato lui, ha tagliato tutto il parco, perché io ho i filmati vecchi e lui invece ha rimodernato tutto questo parco, veramente rigoglioso. E adesso lui ama, ecco, questa è una magnolia gialla, ecco, questo non sapevo che esisteva, la magnolia gialla, ecco.
E poi è bello perché uno dice di domenica cosa faccio? Non so, sabato, vado a fare un bel giro lì, anche te adesso che sei in convalescenza, no? Tu sì, ti prendi, un po' di tempo. Ti vai a fare un bel giretto a piedi e con i fiori ti passa tutto, Cesare. Speriamo, speriamo. Oltre che con gli antibiotici, come i fiori, sa che non abbiano lo stesso effetto. Hanno un effetto veramente grandioso, perché tu come che vedi i fiori, la natura, ti viene un'energia e il cuore viene fuori immediatamente, eccetera. Allora, almeno lo spirito si rinvigorisce, come ho detto prima. E questo è molto importante. Allora vogliamo ricordare sempre per il mondo, che abbiamo una villa bellissima. Goriziani sparsi in tutto il mondo. Esatto. Avrete una lacrima sulla guancia in questo momento a vedere la vostra bellissima città lontana da voi ma vicina nel vostro spirito. Esatto, e poi salutiamo anche la famiglia di Codigoro che è arrivata a Gorizia. Ah, esatto, sì, sì. Ecco, diciamo dov'è Codigoro, che poi non è una metropoli, in no? In provincia di Ferrara, no? Ecco, verso i Lidi Ferraresi. Lidi Ferraresi, ecco. È praticamente arrivato mio figlio, così si sono riuniti e tutta questa bella natura, è tornato dopo tanto tempo a Gorizia. E gli piace molto, era naturale che tornava a Gorizia, cosa dici Cesare? Ma sì, penso di sì, perché il fascino di Gorizia si perpetua nel tempo anche quando la persona è lontana dalla sua città d'origine. Esatto, bisogna venire a rivedere queste bellissime cose, no? Bene, allora così grazie alla telecamera ho visto per la prima volta anche il tuo figliolo. Hai visto? Benissimo. Bene, allora comunque continuiamo, abbiamo bei 10 minuti, potete vedere tutto questo parco favoloso. Questa è erbetta, un prato inglese, esatto. Qua si potrebbe giocare anche a golf, chissà che il professor Viatori non lanci questa moda, no? Non si scherziamo. Io ti devo dire che qua ho fatto, vediamo se riesco a tirare fuori i filmati, ho fatto veramente una pubblicità di costumi da bagno, Cesare. Ah sì? C'erano dei bei gioielli, guarda, allora qua dobbiamo dire anche non toccate le etichette, no? Perché le etichette dicono il nome della pianta e di tutte queste cose, perciò è importante che lasciate lì le etichette e non le toccate, vero o no? Giusto, è importante. Si può sfiorare le piante soltanto con lo sguardo. Esatto. Allora diciamo che... portarsi dietro il ricordo di una bellissima visita, di una bellissima... certamente ritornerà in futuro, visto che la villa Viatori è già da molti anni a disposizione, come dicevamo prima, sempre della collettività. Esatto. E va riconosciuto quindi al professor Viatori e il suo essere prodigo di voler dividere anche con la collettività e la propria proprietà, e quindi di non essere soltanto di aver voluto soltanto lui godere di questa bellissima immagine. Esatto, perché lui essendo un amante praticamente vuole anche che la gente può partecipare, può vedere a tutte queste bellissime, questa bellissima natura, Sì, sì, esatto. E poi devo dire che anche il pubblico di tutto il Friuli, Veneto, Slovenia è libero di passare di qua, non soltanto dal mondo che possono vedere, ma diciamo anche il pubblico può venire a vedere questa bellissima villa, visto che ve la facciamo vedere, ve la facciamo conoscere, e così potete venire a vedere, perché ciò che mi ha già in tempo dietro mi avevano chiesto parecchie persone, ma dove si trova questa villa quando andavo nel Veneto, no? Ah sì? Sì, chiedevano dov'è. La fama è raggiunta fino là. È arrivata fino là, perché noi l'abbiamo già fatta vedere tempo dietro, però io tornerò, perché mi ha detto il professor Viatori, tornerò perché alla fine di aprile ci sarà un'evoluzione di fiori strepitosa, perché adesso è un po' indietro. Una sposatura, sì, e quindi è rimasto un po' indietro. E andremo 30... nel momento del massimo rigoglione. Ecco, e lì sarà veramente una cosa meravigliosa. Ha dei fiori bellissimi, ti dico, le rose che io non le ho potute filmare perché devono ancora sbocciare. Perciò ci sarà delle cose veramente belle. Allora noi ritorneremo a filmare questo paesaggio. E poi vogliamo ricordare, ho visto l'etichetta, io ero convinto che si chiamava Via Torri con due T. Ecco qua, attenzione il leone che ti controlla e devi mettere dentro il soldino. Ah sì, il cliente, ecco. Leone ruggisce. Esatto, allora mi raccomando, vedi che c'è scritto tutto? Sì. Fino al tramonto. Bene, siamo alle fasi di conclusione, cari amici, un bel sguardo da questo castello a questa bellissima villa e ci vediamo alle prossime. Bene.